Allora, no, è un vestitino, eh? Cucumezami, ben trovate e ben trovati. Visto il caldo estivo, oggi parliamo di profumi, i miei preferiti, quelli che utilizzo, e partirei da lui, dal Twilight Move, uno dei dupe che più amo di Zara. È ispirato al Beadlicious di Donna Karan, che non ho mai preso in originale, forse perché mi soddisfa, mi appaga questa profumazione. Profumo delicato, fresco, fruttato, ispirato alla mela verde, proprio alla Granny Smith, alla croccante mela che voi addentate e sentite subito quella freschezza che vi inonda il palato. Altrettanto valido questo profumo che ha delle note bianche di magnolia e anche di ambra bianca, quindi una profumazione buonissima che io utilizzo fine primavera, inizio estate. Comunque mi dà sempre quella sensazione piacevole di fresco pulito, deliziosa, proprio Beadlicious, stupenda. I profumi di Zara mi ispirano tantissimo e proprio annusando questo Apple Juice, questo succo di mela verde che in realtà è ispirato all'Eau d'Otondre Chance di Chanel, bottiglietta verde che sono andata anche in profumeria ad annusare, e Scoop mi ha ricordato tantissimo il Blue Heaven di Lidl. E per la proprietà transitiva, come dice la mia amica Nadia Beauty & Co., se Apple Juice è ispirato al profumo di Chanel, io nell'annusare lui ho trovato proprio un riscontro nel Blue Heaven uscito da Lidl in edizione limitata. Ho detto per sbaglio che dal pack esterno, così circondato da nuvole vaporose, mi ricordava il profumo di Ariana Grande. Non c'entra nulla, che è invece ispirato al Baccarat 540. Qui c'è molta somiglianza e vi vorrei dire che, visto che ero in profumeria, che sono andata ad annusare l'Eau d'Otondre di Chanel, ho annusato anche il Dolce & Gabbana Light Blue. Io inizialmente mi ricordavo un'altra profumazione del Light Blue. Essendo un profumo di ispirazione, ovviamente il Blue Heaven si trova proprio a metà strada tra il profumo di Chanel a cui si ispira e il profumo di Dolce & Gabbana. Quindi vi devo dire che c'è molta corrispondenza, essendo quella la piramide olfattiva. Riparleremo magari in un video dedicato di questi profumi di Zara. A me piace prendere le mini size, come potete vedere poi sono in roll-on, per capire se il profumo fa per me. Ovviamente quando vado nel mio negozio Zara non trovo mai nulla di profumi. E in questo modo riesco a capacitarmi della validità o meno di una fragranza, cioè se può fare al caso mio. Mi piace moltissimo sia la Luminous Nectar. Queste fragranze, come potete vedere, anche i pack sono bellissimi: ananas, pera e pera bucolica con questo pavone. Sono molto freschi, molto fruttati. Questi tre profumi, che sono in edizione limitata, non si sa poi se Zara li confermerà in gamma permanente. Vi devo dire, sono fatti su misura per me. Sono molto freschi, solari, luminosi. Sono profumi piacevolissimi da utilizzare di giorno, per un aperitivo, in ufficio, sono veramente validi. Ho sbagliato invece a comprare il maxi flacone dello Cherry Smoothie, che altro non è che il dupe del famoso Lost Cherry di Tom Ford. Liquoroso perché c'è questa presenza di mandorla, di questa prugna veramente liquorosa, ma è molto molto dolce, quasi stucchevole. È un profumo, sì, comunque leggero, fruttato, molto succoso. La mia tipologia di profumo è un'altra.
Questa profumazione la potrei portare in campagna per una sera a cena, un aperitivo, a ballare, assolutamente non sarebbe il mio profumo, però si sa, i profumi vengono percepiti diversamente da anime diverse, da personalità diverse, quindi ognuno di noi si ritaglia la fragranza più adatta. È un buon profumo, ma non è tra i miei preferiti, però per rigor di cronaca volevo proprio completare il discorso Zara. Note acquatiche e marine, e ovviamente il protagonista assoluto, il sovrano di questa categoria è Rem, uno dei miei must have. È da anni che compro Rem, è da anni che compro Fiore dell'Onda di L'Erbolario, a cui si ispira, anche se ultimamente ho annusato Fior di Salina, sempre nella mini boccetta di L'Erbolario, buonissimo. Un sale leggero, fresco, astringente, mi verrebbe da dire, secco, buonissimo. Termino con le fragranze fresche iodate marine, con la linea di Tesori d'Orienti, profumo e acqua profumata, queste proprio liberamente ispirate, molto simili, molto vicine, molto equivalenti, sempre presenti in ogni estate da quando le ho scoperte, molto molto valide per il piccolo prezzo. Non è estate senza Monoi, qui siamo in presenza di un eau de toilette di Yves Rocher. Secondo me questa variante rispetto alle precedenti è molto più blanda, il Monoi è molto intenso, sapete che il Monoi è ottenuto con la macerazione dei fiori di Thierry, tipici della Polinesia francese, nell'olio di cocco, quindi una profumazione tropicale, anche questa è favolosa, è gourmand, cioè è Monoi. Tra l'altro il Monoi de Tahiti è tipo un DOP, ha un'indicazione geografica protetta, perché proprio il Monoi di Tahiti è prodotto con il Thierry che si trova nella Polinesia francese. Non è estate senza il Monoi. È irrinunciabile. Un uccellino mi ha detto che forse mi arriverà dall'America il Bronze Goddess di Estée Lauder, quindi in attesa di annusare anche la variante lusso, diciamo così, di questa profumazione tropicale ispirata sempre alle spiagge paradisiache. Se parliamo di spiagge paradisiache, ovviamente non vi posso non menzionare la Brazilian Crush, la Body Mist di Sol de Janeiro. Questa ovviamente racchiude tutti i profumi della spiaggia di Copacabana, è una profumazione immancabile per me. Pistacchio e caramello salato, una profumazione gourmand golosissima. La Boom Boom Cream è una delle mie preferite, sia come texture sia come profumazione, proprio per i viaggi sensoriali che sempre vi dico. È sensuale, avvolgente, è stupenda, cioè proprio una profumazione regina per l'estate. Tra l'altro il set era scontatissimo tempo fa da Sephora a 17,50, anche se dovete andare in vacanza avete la pochette, la mist stupenda e gel doccia e crema, questa mai più senza. La scorsa estate Balea aveva lanciato tutta questa linea alla profumazione tropicale, fantastica, fotonica. Questo è uno spray shimmer che ovviamente uno si spruzza, si evapora, si eroga quando ha dei vestiti scollati, perché regala anche questo effetto luminoso, brillante, scintillante, ma la profumazione molto molto simile alla Sol de Janeiro, quindi questa è lì perché era il dupe perfetto. Anche la crema corpo e il lip balm stupendo,
top per un profumo da spiaggia ispirato proprio al profumo del mare che vi travolge quando entrate nel vostro lido, nel vostro stabilimento mare, entrate e vi dirigete verso il vostro ombrellone, vi travolge la profumazione di spiaggia, di mare, mescolata alle creme solari. Questa era un'edizione limitata di Lidl, la Sunshine, era una mist per capelli e corpo, a me piace tantissimo, tra l'altro è rinfrescante anche in questi giorni di caldo esasperato. Non so quante volte l'ho rinnovata perché è piacevolissima, dà proprio quella sensazione di mare, buonissima, mare e spiaggia, Una profumazione particolare che ricrea proprio l'atmosfera di quando rimettete piede dopo mesi in spiaggia. Vi nomino un profumo che appartiene alla mia Toscana, Acqua di Bolgheri, è buonissimo anche proprio il profumo che si chiama Acqua di Bolgheri. Bolgheri è un borgo medievale che si trova dopo Castagneto Carducci, dalle parti di Castagneto Carducci ci arrivate attraversando questo viale di cipressi già cantato dal Carducci, meraviglioso, e poi ci sono tutte le vigne a lato dell'Ornellaia, del Sassicaia, quindi insomma piena campagna toscana. Questo profumo si chiama Scirocco e mi piace tantissimo perché è un profumo secco, ovviamente come il vento a cui si ispira, è un vento che arriva dalla Persia, l'antica Persia, quindi parte dalla Siria, lambisce le coste della Sicilia, ne cattura gli agrumi, le note agrumate, va ad accarezzare le coste della Calabria, da cui prende anche il bergamotto e poi arriva sulle coste della Maremma toscana, che sono invase, diciamo, dagli oleandri, dai gigli, dalle magnolie. È un profumo buonissimo. Ovviamente dalla Persia si porta l'olio di sandalo e l'ambra, quindi è un profumo seducente, secco. Lo scirocco, avete presente? Mare e venti sono una combo molto importante, altro che viaggio sensoriale per quanto mi riguarda. E questo è un profumo sempre presente nelle mie estati. Poi questa finezza della pochette per riporre in borsetta, stupendo, molto fine ed elegante. Altri due profumi che vi voglio menzionare, che mi piacciono e che ho purtroppo in flaconcino mini, cosa non gradita perché poi li lascio lì e me ne dimentico, ma ogni volta che li riannuso, soprattutto in estate, penso lo devo comprare. Lui è Josephine, apparteneva a questo set dell'estetista Cinica. Josephine è praticamente ispirato a Josephine Baker. È un profumo bananoso, sa di banana ma non stucchevole, molto fresco, piacevolissimo per l'estate, anche da spiaggia secondo me, se volete appunto stare nei gazebi e non prendere il sole diretto, perché sapete che insomma il profumo al sole non va bene. Molto molto valido, molto fresco, spumeggiante oserei dire. E un altro profumo che mi piace tantissimo perché ovviamente ricorda il mare, ricorda l'Odissea, ricorda Ulisse, ricorda le acque cristalline, la macchia mediterranea, è Circe. È un agrumato, ma un agrumato con pathos, mi verrebbe da dire. Non amo la variante uscita da Zara Amalfi, non mi ricordo il nome, ispirato al profumo di Jo Malone, dove gli agrumi sono eccessivi. Qui invece c'è un agrume che poi ha questa nota, sembra quasi incenso, proprio l'idea di entrare nell'antro della strega, no? Della maga Circe, questo agrume fumoso
È un profumo particolarissimo, molto seducente, non pesante, rimane comunque fresco, avvolgente, ottimo per l'aperitivo, stupendo. Sono due profumi che meritano molto, molto, molto. E mi riprometto sempre di prenderli, sottoscrivo anche questa volta. Termino con il protagonista assoluto dell'estate, con il Cocco, due profumazioni nuove, fresche, nate lo scorso anno, nella scorsa estate 2021. Il Cocco di L'Erbolario, buonissimo perché è un'acqua di cocco, polpa di cocco, ylang ylang, vaniglia, legno di cedro e muschi bianchi. È una profumazione floreale gialla tropicale, come posso dire solare, ma stemperata proprio dalla freschezza del cedro, un profumo che mi ha conquistata e rapita lo scorso anno e che ricomprerò sicuramente. Sono ormai alla fine e quindi questo è veramente un prodotto irrinunciabile per l'estate. Bravo L'Erbolario. E la profumazione che vi ho detto uscita lo scorso anno sul finire dell'estate, che io ho ricomprato quest'anno, l'ho bevuta, finita, quindi anche qui sono in attesa che un vento, non so che venti ci sono nell'Oceano Atlantico, comunque mi porti l'Alien Goddess. Anche qui abbiamo un cocco più prepotente, più intenso, perché è mescolato alla vaniglia bourbon, che è molto più coinvolgente, ma è molto seducente. Anche questo è un profumo stupendo per il giorno, ma anche per la sera, su pelle abbronzata, esalta e risalta i vostri ormoni, diciamo così. Bello, molto fine e signorile anche in questo pack minimalista, bellissimo nella maxi confezione, e sicuramente loro saranno sempre i protagonisti della mia estate. Bene, la carrellata dei profumi termina, insomma spero di avervi dato degli spunti interessanti, sicuramente sono profumi che già conoscerete, e fatemi sapere giù nei commenti quali sono i vostri, noi ci aggiorniamo alla prossima. Ciao!